Siamo a Coazzolo, il mio paese, che amministro da 10 anni. Coazzolo è un paese molto piccolo, conta su 300 abitanti, è immerso, come vedete, nel verde delle nostre Langhe, fa parte dei comuni della zona UNESCO. Un suo maniero, un castello che è stato fondato negli anni 1000 e oggi è una dimora privata che ogni tanto è aperta al pubblico. Gentilmente la famiglia Stella apre per i nostri cittadini e i nostri amici. A Coazzolo abbiamo lavorato in questi anni con attenzione alla cultura, alla bellezza del territorio, alla sicurezza, e oggi possiamo essere così molto felici e orgogliosi di raccontarvi che la cultura, l'arte nelle nostre vigne è molto apprezzata da tutti i turisti che vengono a visitare le nostre colline UNESCO, ma passano volentieri da Coazzolo perché all'interno dei nostri percorsi che si fanno a piedi, si fanno in mountain bike, a cavallo, sono le espressioni di alcuni artisti, per esempio la panchina gigante di Chris Bengel. Ecco, ci siamo dalla chiesetta della Madonna del Carmine in frazione Osasca qui a Coazzolo, e la chiesetta è datata circa 1600. Come vedete alle mie spalle è stata ristrutturata e è stata dipinta da un grandissimo artista di fama internazionale, David Tremlett, grazie al prezioso contributo di Silvano Stella, nostro assessore alla cultura, che ha promosso e voluto l'arte nelle vigne di Coazzolo. Siamo in una frazione molto particolare, quindi qui c'è un confine oltretutto molto strano. Siamo al confine con 4 comuni, quindi siamo in comune di Coazzolo, ma abbiamo esattamente il confine del vigneto, confina con Santo Stefano Belbo, Mango e Castiglion-Tinella, per cui provincia di Asti, provincia di Cuneo e 4 comuni. Era nata proprio questa chiesetta qui, su questo bricco, perché c'è un bel vedere, e come tutte le chiese erano, riunivano naturalmente le frazioni e le borgate, ma qui è veramente un posto magnifico.